È un'opportunità perché incentiva la maggiore trasparenza dei prodotti e dei servizi offerti ai risparmiatori. Le piattaforme digitali hanno da sempre avuto la necessità di essere particolarmente attente a tutto ciò che vada nell'interesse appunto del risparmiatore in termini di trasparenza e qualità delle informazioni sui prodotti e servizi. Quindi il fatto che ci sia una normativa che diciamo, rende coscienti gli investitori che devono, perché è il loro diritto, saperne di più rispetto ai prodotti e ai servizi che vanno a sottoscrivere, è sicuramente, un qualcosa che stimola l'interesse del risparmiatore finale che trova all'interno dell'offerta di una piattaforma digitale, diciamo, lo stato dell'arte sostanzialmente per quanto riguarda, la trasparenza e la qualità delle informazioni disponibili sui prodotti e sui servizi offerti. Due su tutti, la grande disponibilità di offerta in termini di quantità di prodotto. Su FanStore ad oggi abbiamo quasi 7.000 diversi fondi disponibili di più di 140 società di gestione, quindi non tutte quelle disponibili in Italia, ma quasi. E poi anche un vantaggio in termini di costo, nel senso che praticamente si possono acquistare i fondi esattamente al prezzo che viene offerto, a cui vengono offerti dalla società di gestione, senza necessità di pagare un particolare costo di intermediazione, nel senso che essendoci solo la piattaforma non dobbiamo remunerare una rete fisica di distribuzione. Il rischio principale è quello probabilmente di perdersi all'interno di un'offerta così vasta. In questo senso cerchiamo di andare incontro all'investitore finale proponendo sul sito stesso una serie di tool che permettono di scremare l'offerta attraverso tutta una serie di parametri. E in più rendiamo disponibile una nostra assistenza telefonica che è fatta da persone, come dire, vere e preparate, non un call center, diciamo così, un po' dozzinale come delle volte si può riscontrare. L'unico rischio può essere quello di avere troppa offerta a disposizione e con prodotti magari che appaiono simili e quindi il risparmiatore ci si può un po' perdere dentro. Però è, come dire, è un rischio che vale la pena correre.